Buonasera a tutti. Il risultato è calcio d'agosto, non conta niente. Sono d'accordo, l'atteggiamento mi è piaciuto di tutti gli interpreti della partita e questo potrebbe essere un problema perché poi alla prossima partita la pretesa è lo stesso atteggiamento. Poi i risultati cambiano perché le partite di calcio hanno dinamiche diverse, situazioni diverse. Comunque, nonostante il buon test, nonostante il caldo, nonostante il pubblico, c'era anche pubblico oggi onestamente, dobbiamo fermarci un attimo e non pensare che la prima amichevole con un risultato positivo possa creare delle aspettative al di sopra del programma di lavoro, perché poi ci sono anche tanti errori, ci sono tanti errori sia nel primo che nel secondo tempo. Nel primo non capivamo che ci venivano a prendere, dovevamo allungare la squadra, perché poi è così, perché o marchi o copri, mentre nel secondo tempo abbiamo interpretato bene questo tipo di situazioni e infatti abbiamo creato la palla inattiva per 1-1 e abbiamo creato 3-4 situazioni dove la squadra si è allungata abbastanza bene. Di contro c'è magari da rivedere qualcosa, ma è normale dopo 7-8 giorni, specialmente nel secondo tempo, perché nel secondo tempo anche loro una squadra giovane, per l'amor di Dio, una squadra che sta lavorando, anche loro per sistemare 100.000 cose, però onestamente se guardo la lista nostra del secondo tempo rimango favorevolmente sorpreso per l'interpretazione, semplicemente per quello, per una buona dose di personalità di qualche singolo giocatore, perché 2-5 in porta, 2-5 a destra, 2-6 a sinistra, 2-6 in mezzo. 2-7 finto tre quarti, Amato, che l'abbiamo aggregato in preparazione e giustamente si sta ritagliando anche lui qualche bella soddisfazione. Soprattutto ha imparato a star zitto, non rispondere. E poi dopo io sono abituato a premiare tutti i giocatori indipendentemente dal fatto che poi la partita possa andare bene o meno bene, capito? E 2-4 e ancora 2-5 davanti, quindi onestamente il regolamento di Serie D ha tolto un giovane, un under, e noi oggi siamo stati, secondo me, ripagati da questi giovani che onestamente a oggi mi creano una buona prospettiva per il futuro, poi dipende solamente da loro, perché io poi non è che domani chiaramente indipendentemente da tutto, il giorno di riposo, così, ma dal lunedì poi dopo si riparte con quello che poi loro hanno dimostrato oggi e con le situazioni che si possono andare a migliorare, come è giusto che sia. Però sono contento, soprattutto per l'atteggiamento, sono contento per il piglio della squadra, soprattutto nei 90 minuti. Mi è piaciuto questo aspetto. Io sono agevolato perché Colombo non lo scopro sicuramente io. Colombo è un giocatore che l'ho trovato in grande crescita, l'ho trovato un po' più maturo, perché non vorrei usare dei termini che non mi competono, però lo dico lo stesso, l'ho trovato molto più responsabile, molto più uomo rispetto a 2 anni fa. L'infortunio per lui è stata dura, che ha lavorato tanto, probabilmente l'anno scorso ha pagato un po' questo, adesso è recuperato al 100% e soprattutto sotto l'aspetto mentale è recuperato al 100%. Poi, cioè, lo sanno un po' tutti, poi per un attaccante far gol diventa molto più facile a livello mentale, molto più facile a livello di convinzione, molto più facile rispetto che magari visto il lungo infortunio, ricordiamo che ha fatto un crociato. Visto la stagione un po' dell'anno scorso, la prima lontano da Castellanza e poi la partecipazione a questo playout vinto, me lo sono ritrovato dal primo giorno, dal 25 luglio, un ragazzo, visto che siamo in tema, un giocatore molto 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 pronto per quello che potrebbe essere un suo anno da protagonista. Sì, sono d'accordo, indipendentemente dai gol. Poi ci vuole anche il pizzico di fortuna, che stamattina noi ci siamo allenati, abbiamo provato un po' di palle inattive,
Stamattina, a dire la verità, il gol l'aveva provato stamattina, se l'è trovato, infatti è venuto a dire, visto mister, adesso le dovrà calciare sempre lui, ma non è così, cioè non è la regola, capito? Poi dopo Roberto è particolare, cioè è capace che non tira la punizione, prende e va a casa, capito? E si finisce in 10, senza espulsione, cioè, lui è un po' particolare, però sono contento soprattutto per lui, che ha lavorato tanto dopo l'infortunio e a oggi, voglio dire, sta bene ed è importante quello. Grazie a voi, buonasera.